Pace e bene a tutti, ci intratteniamo in questo tempo per fermarci a riflettere su un tema molto interessante in questo mese di maggio, ma in ogni tempo della nostra esperienza cristiana. Il tema di oggi sarà quello di Francesco e Maria, San Francesco e la Vergine. Lo guarderemo soprattutto attraverso gli scritti di San Francesco, partendo da due preghiere che lui ha scritto, due preghiere dedicate alla Madonna, ma poi andando avanti e lasciandoci interpellare da altri scritti di Francesco che parlano direttamente o indirettamente della nostra relazione con Maria. Sì, perché questo è un aspetto interessante della spiritualità di Francesco, cioè che la sua non è soltanto una devozione a Maria, ma è un cammino che dalla devozione va verso l'imitazione di Maria. E non è soltanto un cammino personale che Francesco fa, ma questo cammino suo, questa sua esperienza personale la propone a tutti i fedeli, la propone, se vogliamo, anche a noi oggi. E dal contemplare Maria, Francesco passa al predicare Maria. Maria oggetto di devozione, Maria oggetto di amore, Maria oggetto di evangelizzazione. Lo vedremo. Partiamo, ecco, da due preghiere mariane, le due preghiere mariane scritte da San Francesco. La prima che guarderemo è il saluto alla Beata Vergine. Lo ascoltiamo. Ave Signora, Santa Regina, Santa Genitrice di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme con il Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio, li rendiamo. Ecco, questa è la prima preghiera che guardiamo insieme, una preghiera che Francesco ha composto partendo dal testo dell'Annunciazione, Luca 1, 26-38. È una preghiera contemplativa che nasce dalla meditazione di quel testo biblico, da un'amplificazione contemplativa di quel testo biblico secondo la spiritualità, l'effusione del cuore di Francesco. A Maria sono riferiti tanti attributi, tante caratteristiche che parlano della sua relazione con la Santissima Trinità che l'ha consacrata e soprattutto con il Figlio, con Gesù, di cui Maria diventa palazzo, tenda, casa, ancella e madre. Maria porta nelle sue relazioni con la Santissima Trinità nel contesto appunto dell'Annunciazione, del contesto biblico di partenza dell'Annunciazione. Ma ci sono alcuni spunti in questa preghiera di Francesco che ci dicono tanto della sua devozione e del suo sguardo sapiente, contemplativo, semplificato sulla Vergine Maria. Ecco, il primo spunto ci viene da quella parola che abbiamo letto all'inizio, Vergine fatta Chiesa. Maria, tu sei Vergine fatta Chiesa. È un'attribuzione data alla Vergine piuttosto originale. Se vogliamo, al giorno d'oggi, alla luce del Concilio Vaticano II, della Lumen Gentium, che ci ha ricordato che Maria è madre e modello della Chiesa,
Per noi oggi può essere abbastanza normale sentire parlare così, ma al tempo di Francesco era veramente qualcosa di originale, qualcosa di profetico. Maria Vergine fatta Chiesa. Cosa significano queste parole? Possono avere tanti significati, ci possono condurre alla Porziuncola, a questa chiesetta amata da Francesco, Santa Maria degli Angeli, nella valle sotto Assisi. Questa chiesetta che Francesco, sappiamo da altre fonti biografiche, in qualche modo identificava con la presenza di Maria. Era una chiesa dedicata a Maria in cui Francesco sentiva la presenza di Maria. Allora dire Vergine fatta chiesa potrebbe quasi far pensare a una plastica identificazione della chiesetta di Santa Maria degli Angeli, che forse tanti di voi hanno conosciuto, in cui tanti di noi sono entrati, una identificazione di quella chiesetta con la Vergine Maria. Maria, tu sei vergine fatta chiesa, Maria, tu ti sei quasi trasformata, hai trasfuso quasi tutto il tuo essere in questo luogo santo, in questa chiesetta di Santa Maria degli Angeli. Maria Vergine fatta chiesa. Ma c'è un altro significato anche, ed è il più profondo, il più interessante per noi oggi. Maria Vergine fatta chiesa, in latino Virgo Ecclesia fatta. Maria, come a dire, tu sei la chiesa fatta, tu sei la chiesa compiuta, tu sei la chiesa perfetta, tu sei la chiesa portata a compimento. Maria, tu sei ciò che tutta la Chiesa è chiamata ad essere. Francesco ci parla, tra le righe, di Maria come del modello della Chiesa, l'immagine e il modello vivente della Chiesa, non più dunque una Chiesa di mura, per quanto santa, per quanto bella, per quanto spirituale come Santa Maria degli Angeli, non più una Chiesa di mura, ma una chiesa fatta di persone, la chiesa fatta da noi fedeli, battezzati, da noi cristiani. Maria che sei vergine fatta chiesa, Maria che sei noi chiesa portata a compimento. In te già si è compiuto tutto ciò, tutti i misteri che pian piano si vanno compiendo in tutti noi. Chiesa del Signore. Alla fine di questa preghiera, Francesco la conclude con delle parole che non sono messe a casaccio. Dopo aver contemplato e salutato Maria con tutti questi attributi, dice: «E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio, li rendiate». Cioè l'ultimo sguardo di Francesco a conclusione di questa preghiera non è più uno sguardo soltanto su Maria, ma è uno sguardo volto sulla Chiesa, su noi, sui fedeli che per grazia e illuminazione dello Spirito, lo stesso Spirito che ha consacrato la Vergine, come dice il testo prima, per grazia e illuminazione di quello Spirito, anche in noi fedeli vengono infuse le virtù, le stesse virtù di Maria. E così, da condizioni di infedeli, possiamo pienamente diventare fedeli a Dio. Quella trasformazione, purificazione dal peccato alla grazia che vediamo in Maria compiuta perfettamente, perché in lei non c'è mai stata traccia di peccato, in noi invece è un cammino di purificazione verso questa grazia piena, questa pienezza di grazia che vediamo in Maria. Allora la preghiera del saluto alla Vergine si conclude con uno sguardo ai fedeli, uno sguardo alla Chiesa, uno sguardo a noi. Se Maria è la Vergine fatta Chiesa, la Chiesa già portata a compimento, noi, Chiesa pellegrinante, noi, Chiesa in cammino, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, possiamo diventare sempre più fedeli, sempre più immagine di Maria.
L'altro testo, l'altra preghiera che Francesco compone dedicandola a Maria è la antifona dell'ufficio della Passione, una preghiera che lui pregava varie volte durante il giorno, quando appunto recitava questo ufficio della Passione del Signore che lui stesso aveva composto. Ad ogni ora di questo ufficio Francesco pregava queste parole alla Vergine, parole che peraltro non sono del tutto originali di Francesco, ma vengono dalla tradizione patristica e monastica precedente a Francesco, ma Francesco le ha riprese e un po' cambiate, un po' trasformate, rielaborate, unendo due testi precedentemente distinti e dando questa forma che possiamo ascoltare anche noi oggi. Santa Maria Vergine, nel mondo tra le donne non è nata alcuna simile a te. Figlia e ancella dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, prega per noi con San Michele Arcangelo e con tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi presso il tuo Santissimo Diletto Figlio, Signore e Maestro. Ecco, in questa seconda preghiera di Francesco, non del tutto originale, come vi dicevo, mentre la prima, il saluto alla Vergine, è pienamente originale di Francesco, in questa seconda preghiera, rielaborata e fatta propria da Francesco, troviamo innanzitutto l'unicità di Maria. Nel mondo tra le donne non è nata alcuna simile a te. La prima cosa che colpisce è questa inimitabilità di Maria, almeno apparente inimitabilità di Maria. Nessuna è come te, nata nel mondo tra le donne. E poi Francesco passa a specificare, a dire quali sono queste caratteristiche inimitabili, apparentemente inimitabili di Maria: essere figlia e ancella del Padre, essere madre di Gesù, essere sposa dello Spirito Santo. Maria è colta nelle sue relazioni con la Santissima Trinità, non una relazione indifferenziata, generica con Dio Trinità, ma una relazione familiare con ciascuna delle tre persone divine. Essere figlia del Padre, essere madre del Figlio, essere sposa dello Spirito. Ecco, tre relazioni fondamentali della nostra vita umana, della nostra vita familiare: l'essere figli, l'essere genitori, l'essere sposi, in Maria coincidono con le sue relazioni con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo. Dio riempie, avvolge il cuore di Maria, dà pieno compimento anche a quella dimensione di affettività umana, di familiarità umana che anche Maria aveva, essendo creatura umana, e che ciascuno di noi ha. In Maria vediamo che tutte queste relazioni familiari, affettive, trovano come oggetto, come compimento definitivo Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che è lo sposo. Dio come Padre, Dio come Figlio, Dio come sposo. Questo Dio amore che avvolge tutte le relazioni di questa piccola creatura immacolata e ricolmata di grazia. Unica dunque, sembrerebbe dire Francesco, unica perché nessuna tra le donne è mai nata nel mondo che sia come te. Tuttavia, c'è da dire che in un altro scritto di Francesco, lasciamo le sue preghiere e andiamo ad altri scritti suoi, in un altro scritto di Francesco, che è la cosiddetta forma di vita dettata alle prime sorelle povere, alle prime figlie di Santa Chiara presente, in questo testo Francesco usa delle parole che, come vedremo, rassomigliano moltissimo a quelle appena ascoltate dell'antifona all'ufficio. Poiché per divina ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle
dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del Santo Vangelo, voglio e prometto di avere sempre di voi, come dei miei frati, per mezzo mio e per mezzo loro, cura diligente e sollecitudine speciale. È un documento probabilmente degli anni 1212-1213, uno dei primi scritti di Francesco, che Francesco consegna come biglietto, come ispirazione carismatica a queste poche donne, Chiara e le prime sorelle, che vivevano a San Damiano. Non specifica Francesco quale deve essere il loro orario, quali devono essere le loro priorità operative, le loro scelte di vita quotidiana, non dice niente di tutto questo Francesco, semplicemente consegna la cura fraterna sua e dei frati e mette al centro questa vocazione delle sorelle povere, delle povere signore. Per divina ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del Santo Vangelo. Sono parole estremamente simili, estremamente vicine a quelle che abbiamo ascoltato prima nella preghiera dell'antifona mariana, dell'antifona all'ufficio. Non solo Maria, potremmo dire, ma anche le sorelle povere sono figlie e ancelle del Padre. Non solo Maria, ma anche le sorelle povere sono sposate allo Spirito Santo. Ecco, le stesse parole che Francesco contemplava nella preghiera a Maria, le consegna come eredità carismatica, come vocazione, come forma di vita alle prime Clarisse, alle sorelle povere. E allora Maria era così unica? Maria era così inimitabile? Sì e no. Non dobbiamo cercare troppo il principio di non contraddizione negli scritti di Francesco. Francesco è un innamorato, Francesco effonde la ricchezza dello spirito che trova nel suo cuore e nella sua esperienza di vita e Francesco ce la consegna. Ecco. Maria unica e inimitabile, da un lato, Maria, modello e immagine delle sorelle povere, dall'altro lato. Anche loro, come Maria, figlie e ancelle del Padre e spose dello Spirito Santo. L'unicità di Maria è come una unicità condivisa. La sua inimitabilità si pone a livello di sforzo umano, cioè nessuno con i suoi sforzi umani potrebbe mai e poi mai imitare Maria. Ma la grazia e l'illuminazione dello Spirito Santo, come dicevamo a proposito del saluto alla Vergine, quella sì può infondere in noi le stesse virtù di Maria e può permettere anche alle sorelle povere di essere figlie ancelle del Padre e spose dello Spirito Santo. Ma non è solo per le sorelle povere, non è solo per le Clarisse questo mistero diffusivo di contemplazione di Maria. C'è un altro scritto di Francesco in cui si estende in qualche modo a tutti i fedeli una forma di vita che almeno indirettamente possiamo definire mariana. Si tratta della cosiddetta lettera ai fedeli. Ce ne sono due redazioni, una anteriore e una successiva. In entrambe le redazioni si trova questo passo che adesso vi leggerò. Vi leggerò quello preso dalla forma più antica, dalla prima lettera ai fedeli, che secondo la tradizione Francesco ha indirizzato ai penitenti, uomini e donne, che sarebbero i, diciamo, progenitori dell'odierno ordine francescano secolare, la prima forma associativa di uomini e donne che facevano questa vita di conversione al Vangelo e di penitenza,
e ai quali Francesco si sente obbligato, si sente incentivato a consegnare qualcosa che nasce dalla sua esperienza carismatica. Ascoltiamo la prima lettera ai fedeli, capitolo 1, versetti da 1 a 13. Nel nome del Signore, tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e la mente, con tutta la forza, e amano i loro prossimi come se stessi, e hanno in odio i loro corpi coi vizi e peccati, e ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo e fanno frutti degni di penitenza. Oh, come sono beati e benedetti quelli e quelle quando fanno tali cose e perseverano in esse, perché riposerà su di essi lo Spirito del Signore e farà presso di loro la sua abitazione e dimora, e sono figli del Padre Celeste del quale compiono le opere. E sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo sposi quando, nello Spirito Santo, l'anima fedele si unisce al Signore nostro Gesù Cristo. Siamo suoi fratelli quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli. Siamo madri quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo, per mezzo del divino amore e della pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso il santo operare che deve risplendere in esempio per gli altri. Oh, come glorioso, santo e grande avere nei cieli un Padre! Oh, come è santo, paraclito, bello e ammirabile avere un tale sposo! Oh, come è santo e come è caro, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile e sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello e un tale figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Il testo è bellissimo e tocca i cuori. Li tocca oggi, come sicuramente ancor più li toccava al tempo di Francesco. Francesco individua in queste persone, uomini e donne, che vivono una vita cristiana con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, una vita di amore a Dio e al prossimo, una vita sacramentale, una vita penitenziale, ossia di conversione continua al Vangelo, individua in costoro delle persone beate e benedette. Beati e benedetti quelli e quelle, quando fanno tali cose e perseverano in esse. E poi spiega perché e in che modo sono beati e benedetti. Francesco vede di spiegarsi tutta l'opera della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, il Padre, il Figlio, che compiono una trasformazione interiore in queste persone, nei fedeli. E ciascuna delle persone della Santissima Trinità opera qualcosa di specifico. Lo Spirito inabita e dimora nei fedeli. Il Padre rende i fedeli propri figli, capaci di compiere le sue opere, e il Figlio rende i fedeli suoi sposi, suoi fratelli e sue madri. E Francesco poi passa a spiegare, a entrare dentro a queste relazioni trinitarie. Ecco, sicuramente la prima cosa che colpisce è questa relazione diversificata con le tre persone della Santissima Trinità. Non è solo qualcosa che riguarda Maria, non è solo qualcosa che riguarda le sorelle povere, ma è qualcosa che riguarda ogni fedele, ogni anima fedele è chiamata ad avere una relazione specifica, una relazione affettiva, una relazione familiare con Dio Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo. Del Padre, dice Francesco, siamo figli, figli obbedienti che compiono le sue opere. Rispetto a Gesù, rispetto al Figlio, Francesco dice che siamo sposi, fratelli e madri. Quando poi passa a spiegare
in che modo avviene lo sposalizio con Gesù, l'essere sposi, Francesco dice, versetto 8, siamo sposi quando nello Spirito Santo l'anima fedele si unisce al Signore nostro Gesù Cristo. Ossia, lo sposalizio con Gesù, le nozze con Gesù avvengono nello Spirito Santo. Quando poi, con quella esultanza che abbiamo ascoltato nei versetti conclusivi, Francesco risintetizza il discorso, dice queste parole, le possiamo riascoltare, versetti 11, 12 e 13. O come glorioso, santo e grande avere nei cieli un padre. Chiaramente sta parlando dell'essere figli di Dio Padre. O come santo, paraclito, bello e ammirabile avere un tale sposo. Di chi sta parlando Francesco? Poco fa abbiamo sentito che il Signore Gesù è il nostro sposo, di Lui siamo sposi, fratelli e madri. Ma poi anche il versetto 13 parla del Signore Gesù. Infatti dice, oh come santo, come caro, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile, sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello e un tale figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Gesù quindi in questa esultanza conclusiva che sintetizza il discorso è conto come fratello e figlio di cui siamo fratelli e madri, ma non è più colto come sposo. Lo sposo è colto in quel versetto 12 che vi rileggo per la terza volta. O come è santo, paraclito, bello e ammirabile avere un tale sposo. Francesco usa questa parola indicatrice, paraclitum in latino, che sarebbe bello tradurre ancora in italiano paraclito piuttosto che consolante. Ecco, chi è lo sposo? Lo sposo è il paraclito. Se è così bello essere figli del Padre ed essere fratelli e madri del Figlio, è altrettanto bello essere sposi di questo sposo che è il paraclito, che è lo Spirito Santo. Ecco allora riflesse nei fedeli le stesse relazioni trinitarie di Maria, antifona all'ufficio, figlia ancella del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo. Davvero non sei così unica Maria, non sei così inimitabile se, anziché puntare sui nostri sforzi umani, ci lasciamo avvolgere anche noi dall'azione trasformante dello Spirito Santo, dall'opera della Santissima Trinità. Ogni anima fedele diventa come te, Maria, figlia e ancella del Padre, come te, Maria, sorella e madre di Gesù, come te, Maria, sposa dello Spirito Santo. È una grande eredità che Francesco consegna ai penitenti, ai fedeli, a tutti gli uomini e a tutte le donne della terra, come dirà nella seconda redazione della lettera ai fedeli. La consegna pure a noi, cari fratelli e sorelle. Francesco ci dice che in ciascuno di noi c'è una piccola Maria che siamo chiamati a lasciare emergere, non partendo dai nostri sforzi umani, dai nostri meriti e neppure tanto dalle nostre devozioni mariane, ma lasciandoci riempire e avvolgere dallo Spirito del Signore, quello stesso Spirito che ha riempito e avvolto lei. Maria da amare per poterla imitare. Imitare però non esteriormente, imitare partendo dall'azione di Dio in noi. Ecco la devozione mariana di Francesco. In che modo sarà possibile questo nella nostra vita? Ci viene da ripetere un po' come Maria nell'Annunciazione. Come avverrà questo poiché non conosco l'uomo? Come avverrà questo mistero in noi, Signore, che siamo abituati a vedere Maria così lontana da noi, così unica nei suoi privilegi, così distante dalla nostra miseria umana? Come sarà possibile? Il versetto 10 della prima lettera ai fedeli ci suggerisce qualcosa in questo senso.
dice Francesco, siamo madri, madri di Gesù, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo. Attenzione, fratelli e sorelle, quando è che portiamo il Signore Gesù nel nostro cuore e nel nostro corpo? Se avesse detto soltanto nel nostro cuore, avremmo potuto pensare a un'esperienza mistica, a un qualcosa di spirituale che soltanto alcune anime rette possono raggiungere. Ma Francesco dice nel nostro cuore e nel nostro corpo. Anche tu, caro fratello, anche tu, cara sorella, porti Gesù nel tuo cuore e nel tuo corpo ogni volta che lo ricevi nella Santissima Eucaristia. Siamo madri, dice Francesco, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo. Tu diventi madre di Gesù a immagine di Maria quando partecipi bene all'Eucaristia. Ecco dove, ecco come tu puoi seguire le orme di Maria, lasciandoti trasformare dallo Spirito Santo attraverso i sacramenti della Chiesa e principalmente attraverso questo sacramento che possiamo ricevere anche ogni giorno in tempi normali. Adesso dobbiamo avere un poco più di pazienza. In questo sacramento dell'Eucaristia che ci riempie, ci trasforma, ci avvolge, ci rende madre nel cuore e nel corpo. In questo versetto 10 che vi ho appena letto, Francesco sta citando un versetto della Vulgata, la Bibbia latina che si leggeva al tempo di Francesco, tradotta molti secoli prima in latino da San Girolamo. Il versetto è prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 20. Nel latino che Francesco ascoltava e leggeva troviamo così: glorificate ergo et portate Deum in corpore vestro. Glorificate dunque e portate Dio nel vostro corpo. Quel portate non lo troviamo più nella traduzione odierna, perché per motivi esegetici si è capito che il testo greco originale non aveva quella variante che invece Girolamo ha assunto, ma Francesco la leggeva e l'ascoltava dal Medioevo. E Francesco, ascoltando San Paolo, sentiva questo versetto: glorificate dunque e portate Dio nel vostro corpo. Per giunta, San Girolamo, traducendo San Paolo, ha usato per dire portare non il verbo latino ferre, che significa normalmente portare, ma il verbo latino porto, porta, sportavi, portato, un portare, ossia il verbo della gestazione. Quel verbo che in tempo pasquale cantiamo anche noi nel Regina Celi, qui a quem meruisti portare, colui che hai portato in grembo. Ossia, Francesco, nel latino medievale, ascoltato a proposito di San Paolo, ascoltava così: glorificate dunque e portate in grembo Dio nel vostro corpo. Portate in grembo Dio nel vostro corpo. L'esperienza eucaristica non era il tema di San Paolo. San Paolo parlava di altro, parlava della verginità, della castità, dell'evitare la fornicazione, ma Francesco lo coglie in questa dimensione di inabitazione eucaristica. Portare Dio nel grembo nostro, portare Dio come lo portò Maria. Allora non è così lontana l'esperienza di Maria se noi viviamo l'Eucaristia come la viveva Francesco. Eucaristia come una nuova Nazareth, Eucaristia come una nuova Betlemme, Eucaristia come una quotidiana incarnazione che avviene non soltanto davanti a noi quando vediamo Gesù che si fa pane e vino sull'altare, ma incarnazione che avviene anche dentro di noi quando lo riceviamo nella comunione eucaristica. Vorrei concludere questo tempo che abbiamo trascorso insieme leggendo insieme a voi un testo che non è più di Francesco, ma è della persona che credo in assoluto meglio lo abbia mai interpretato, Chiara d'Assisi. Chiara, scrivendo ad Agnese di Praga, Santa Agnese di Praga, una sua consorella, potremmo dire,
terminologia moderna, le consegna la sua esperienza di Dio e le consegna la sua fedeltà a Francesco, al carisma di Francesco. Ormai Chiara scrive 30 anni dopo la morte di Francesco, quasi 30 anni dopo la morte di Francesco, ancora Chiara sente Francesco vivo, sente l'eredità di Francesco continuare a pulsare, a scorrerle nelle vene sue e delle sue sorelle di San Damiano. E così consegna ad Agnese di Praga la propria esperienza spirituale. Lo fa in tutte le quattro lettere che abbiamo conservate in questa corrispondenza tra Chiara ed Agnese, ma noi leggeremo in particolare un passo della terza lettera ad Agnese. In questo passo Chiara sembra proprio aver presenti quelle parole della lettera ai fedeli di Francesco che abbiamo appena ascoltato. Inoltre le cita all'interno di un testo pieno di reminiscenze bibliche, di reminiscenze dei padri della Chiesa, dei monaci di quel periodo, soprattutto della spiritualità cistercense, che era molto cara a Francesco e a Chiara. Ecco, in questo testo che adesso rileggeremo senza bisogno di commento, troviamo una sintesi sapienziale e anche esperienziale che parte dall'esperienza di Chiara, che è consegnata a questa sua sorella spirituale Agnese di Praga, ma che giunge a noi oggi dopo 800 anni. È un'esperienza che parte dal Vangelo, dalla parola di Dio, che tocca l'esperienza dell'Eucarestia. Sentiremo anche Chiara citare quelle parole di San Paolo e quel riferimento a portare Gesù nel cuore e nel corpo, portarlo spiritualmente nel corpo. È un'esperienza che davvero, per la grazia di Dio, non è troppo alta per noi, non è troppo lontana da noi. Tocca a noi accoglierla in dono. Dalla terza lettera di Chiara ad Agnese. Stringiti alla sua dolcissima madre, che generò un figlio tale che i cieli non potevano contenere. Eppure lei lo raccolse nel piccolo chiostro del suo sacro seno e lo portò nel suo grembo di ragazza. Chi non avrebbe in orrore le insidie del nemico dell'uomo, che attraverso il fasto di beni momentanei e glorie fallaci tenta di ridurre a nulla ciò che è più grande del cielo? Ecco, ormai è chiaro che per la grazia di Dio la più degna tra le creature, l'anima dell'uomo fedele, è più grande del cielo. Poiché i cieli con tutte le altre creature non possono contenere il Creatore, mentre la sola anima fedele è sua dimora e sede, e ciò soltanto grazie alla carità di cui gli empi sono privi, come afferma la verità stessa: chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Come dunque la gloriosa Vergine delle Vergini lo portò materialmente, così anche tu, seguendo le sue orme, specialmente quelle di umiltà e povertà, senza alcun dubbio lo puoi sempre portare spiritualmente nel tuo corpo, casto e verginale, contenendo colui dal quale tu e tutte le cose sono contenute, possedendo ciò che si possiede più saldamente rispetto agli altri possessi transitori di questo mondo. Il Signore vi dia pace.